versate nel boccale tutta l'acqua. Lo zucchero e il lievito. Azionate il bimby 2 minuti, 37 gradi, velocità 4. Aggiungete la farina, i fiocchi di patate, il miele, azionate il bimby 4 minuti, spiga. Dal foro ho inserito il sale e i fiocchetti di strutto. Lavorate la pasta facendo così. Poi, scusate, formiamo una palla. Coprite con la pellicola e lasciamo lievitare nel forno in funzione lievitazione fino al proprio raddoppio. Se non avete questa funzione, mettete nella parte bassa del forno un pentolino con l'acqua bollente. Se volete, non avete tempo, potete farla lievitare come ho fatto io. L'ho messa sempre chiusa con la pellicola nel frigo e l'ho preparata ieri e la sto utilizzando oggi. Quindi, cosa facciamo? Adagiate il composto sopra il piano da lavoro. Dividete la pasta a metà. Dopo tanto tempo vi svelo un segreto. Io ho lavorato, avevo 15 anni e ho lavorato nelle panetterie a Catania. E sinceramente non credete che facevano 3.000 impasti per preparare pangoccioli o cornetti o le pizzette o le cartocciate o quant'altro. Utilizzavano sempre questo impasto, solo che in pratica qual è? L'impasto per la rosticceria che utilizzo sempre io per fare le pizzette, solo che io per renderla ancora più morbida ho utilizzato i fiocchi di patate. Adesso cosa facciamo? Sgonfiamo per bene, qua ci sono le bolle. Sgonfiamo per bene la pasta, la schiacciamo e la stendiamo col mattarello. Dividete la pasta in 16 spicchi. Cominciate a formare i vostri cornetti. Allargate queste due parti. Poi fate così, quindi portiamo le due estremità all'interno, così, e poi arrotoliamo in questa maniera. Visto? Lasciamo lievitare i nostri cornetti coperti con la pellicola in funzione lievitazione fino al proprio raddoppio. Se non avete questa funzione, mettete nella parte bassa del forno un pentolino con l'acqua bollente. Con la rimanente pasta io farò un dolce. La schiaccio, l'allargo un po'. Cerchiamo di formare un rettangolo bene o male, e poi ho inserito le gocce di cioccolato. Quindi cosa facciamo? Facciamo questo movimento, scusate, schiacciamo e facciamo così. Questo panetto adesso io lo farò lievitare per 20 minuti. Lo coprite con la pellicola e mettete semplicemente un panno di sopra, così. Stacchiamo dei pezzi da 70 grammi. Li pesiamo. Quindi io la lavoro come faccio sempre,
Così. Ed è la come vi ho detto prima, è la stessa identica pasta che ho fatto per i salati. Li coprite con la pellicola e li lasciamo lievitare nel forno fino al proprio raddoppio. Scusate, non faccio vedere in questo momento il forno perché ho il telefono alle volte scarico. Trascorso il tempo di lievitazione, riprendiamo i cornetti dal forno. Quindi cosa facciamo? Sbattiamo un tuorlo con 20 ml di acqua, quindi delicatamente spennellate i vostri cornetti, così. Io sto aggiungendo i semi di sesamo, che mi piacciono molto, ma non è, cioè è facoltativo. Infornate a 180 gradi, forno precedentemente preriscaldato statico, con un pentolino di acqua bollente nella parte bassa del forno per 15-20 minuti. Alla stessa maniera ho spennellato anche i panini al cioccolato, quindi inforniamo a 180 gradi, forno precedentemente preriscaldato statico, con un pentolino di acqua bollente sempre nella parte bassa del forno per 20-25 minuti. Ecco tutto pronto. Come potete vedere, scusate ma sono un po' stanca, ho realizzato i panini con gocce di cioccolato e i cornetti da farcire salati. Io vi faccio vedere comunque la consistenza, ad esempio, del panino. Sono morbidissimi. E poi vi faccio vedere un cornetto comunque tagliato, tanto li devo farcire. Piano. Guardate l'interno. Lo farcite a vostro gusto, io dopo li farcisco. E niente, spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Potete realizzare oltre queste cose anche cornetti, brioche con zucchero, tutto quello che volete. E anche pizzette, cartocciate, rollo con gli ustel, Danubio. E spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio, alla prossima, un bacio a tutti.